Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Alessandro Borghese si diverte con un'app, che lascia i suoi follower di Instagram sbigottiti. Cosa ha combinato il cuoco rock e social dalla chioma fluente? Appassionato di cucina fin da ragazzino, figlio della celebre Barbara Boucher, ex cuoco di crociere, inizia successivamente una lunga gavetta nei ristoranti più celebri tra New York, Milano, Roma e Londra. Apre il suo a Milano solo nel 2017, dopo aver esordito in televisione nel 2005. Alessandro Borghese infatti, inizia a farsi conoscere al grande pubblico proprio 17 anni fa, come conduttore di cortesie per gli ospiti. Segue una piccola apparizione di Camera Caffè per poi indossare i panni di giudice nel talent show culinario Junior Masterchef Italia. Ruolo che ricopre fino 2016. Alessandro Borghese è uno dei cuochi più amati della televisione, per il suo modo di porsi scherzoso e per i suoi piatti originali. Non è un caso che abbia voluto scherzare simpaticamente sul suo aspetto fisico, condividendo uno scatto sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 1 milione di follower, con un aspetto totalmente diverso dal solito. Alessandro Borghese irriconoscibile. Alto, tatuato e con una folta chioma bruna, Alessandro Borghese non passa inosservato alle donne non solo per i suoi piatti. Dal 2012 è al timone dello show in onda su Sky, Alessandro Borghese, 4 ristoranti. Il programma ha sempre così tanto successo che viene riproposto ogni anno. Peculiarità dello show sono le emozioni della sfida dei 4 ristoratori partecipanti e la possibilità di conoscere alcuni ristoranti esistenti sia in Italia che all'estero. Tra una puntata e l'altra Alessandro Borghese non rinuncia ai social, dove spesso ama condividere foto e video che raccontano un po' le sue giornate. C'è una foto, che risale però al 2016, che lascia davvero senza parole, ma riflette lo spirito scherzoso del diretto interessato. Alcune mattine, mi sveglio e sento di avere 50 anni in più. È la didascalia che accompagna la foto in cui il famoso chef, grazie ad un'app, appare completamente pelato e sbarbato. Un'immagine che di certo non passa inosservata e che ha scatenato l'ilarità dei fan che immediatamente hanno espresso le proprie opinioni, a volte anche nettamente in contrasto, senza barba sei bruttino scrive qualcuno, oppure, sei comunque gnocco. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.